Ciao ragazzi! Oggi parliamo di tono e semitono, cioè non tono come pesce o semitono metà pesce, perché semi significa metà. No! Dal punto di vista musicale il tono è la distanza tra due note vicine. Esattamente come la distanza tra una località e un'altra vicina. Un tono è quando tra due tasti vicini, ad esempio Re e Mi, si trova un solo tasto. In questo caso Re diesis o Mi bemolle. Se non vi ricordate i nomi dei tasti neri, lascio il link nella descrizione. Quindi abbiamo un tono tra il Re ed il Mi perché tra questi due suoni c'è un tasto. Nero questa volta. Però possiamo avere un tono anche scendendo dal Re. Re, Do, perché tra il Re ed il Do c'è un tasto. Do diesis. Se prendiamo l'esempio delle note Mi e Fa, tra queste due non c'è nessun tasto nero, quindi questo si chiama semitono. Un altro esempio di semitono potrebbe essere anche tra il Re ed il Re diesis, perché tra questi due tasti non c'è nessun altro tasto di nessun colore. Quindi tra due suoni vicini può essere la distanza di tono se c'è un tasto in mezzo, o di semitono se non c'è nessun tasto in mezzo. Allora, un tono è composto da due semitoni. Ad esempio, tra il Do ed il Re abbiamo un semitono e un altro semitono. Due semitoni fanno un tono. Perché è importante questo? Perché nelle lezioni intervalli musicali o accordi è necessario contare in toni o semitoni. Domanda: tra il Do diesis e il Re diesis è un tono o un semitono? Tono! Giusto! C'è un tono, perché tra il Do diesis e il Re diesis c'è un tasto. Non importa che questa volta è bianco. E adesso vediamo, nella scala del Do maggiore abbiamo tra il Do ed il Re, tono, Re Mi, tono, Mi Fa, semitono, Fa Sol, tono, Sol La, tono, La Si, tono e Si Do semitono. Quindi in Do maggiore abbiamo semitoni tra il Mi ed il Fa e Si Do. Qui è interessante. Tra il Mi ed il Sol che distanza c'è? Mi Fa semitono, Fa Sol tono. Quindi un tono e mezzo! Però c'è ancora una domanda. Tra il Do ed il Mi, quanti semitoni ci sono? Dai, pensate, pensate! Quattro! Quattro, giusto! Do, Do diesis, il primo. Do diesis, Re, il secondo. Re, Re diesis, il terzo. E Re diesis, Mi, il quarto. Bene, se andiamo dal Do 1 fino al Do 2, includendo tutti i tasti, sarebbe così. Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si e Do. E questa si chiama scala cromatica. Così si chiama. Attenzione! La famosissima canzone di Beethoven, chiamata Fiore Elise, come inizia?
Esatto, con un semitono. Mi, re, diesis, mi, re, diesis, mi. Potete trovare una canzone che inizia con un tono? Compito.